Bentornati a questa nuova puntata di Benessere Magazine. In questo numero ci occuperemo di un argomento molto molto interessante. Infatti parleremo di sovrappeso, obesità e cellulite. E lo faremo in compagnia dei nostri ospiti, ovvero il dottor Luigi Di Maio, eh, di Medicina e Chirurgia Estetica. Benvenuto, Buonasera. bentornato a Benessere Magazine. E con la dottoressa Narcissa De Vincentis, benvenuta, Buonasera. specialista in endocrinologia e medicina nucleare, dirigente medico dell'ospedale eh, di Teramo. Allora, cerchiamo innanzitutto di introdurre questo argomento tanto vasto. Intanto dottoressa De Vincentis, cosa si intende per sovrappeso e per obesità? Direi immediatamente che questo è un argomento come lei anticipava, veramente molto molto dibattuto in questo momento e tanto più che abbiamo veramente un livello di obesità e di sovrappeso come vedremo più tardi esagerato direi in tutto il mondo e particolarmente anche in Italia. Per obesità banalmente possiamo dire, possiamo dire che l'obesità è un eccesso di massa adiposa semplicemente. Eh, nella diapositiva è riportato l'aspetto con cui si presenta l'uomo e la donna, eh, l'uomo con questa forma a mela perché, perché mh, la massa adiposa si distribuisce maggiormente sull'addome, e invece, nella donna, l'obesità viene anche detta pirif mh, piriforme perché si accumula sui fianchi, sull'addome eh, sull e eh, chiaramente anche sulle, sulle gambe. Per sovrappeso e per obesità, cosa intendiamo? In un'altra diapositiva lo spieghiamo forse meglio. Partiamo da un principio che eh, c'è un indice eh, che si chiama indice di massa corporea, il cosiddetto BMI che vuol dire indice di massa corporea, ci dà eh, una misura in termini di peso in chilogrammi e eh, in m, altezza in metri quadrati, eh, per cui possiamo in questa maniera eh, suddividere eh, queste patologie eh, in quattro classi. Partiamo dal sottopeso e eh, il BMI eh, è dell'ordine dell'8,5%, dell inferiore addirittura all'8,5%, quindi chi ha questo eh, tipo di indice eh, è eh, francamente sottopeso. Il normopeso, e qui facciamo riferimento eh, sia al maschio che alla femmina in, in linea di massima. Eh, L'indice varia dai 18,5 eh, ai 25, mentre nel, il sovrappeso ehm, viene ehm, determinato da un indice di, eh, che varia da 25 a 30. Parliamo di obesità quando il BMI diventa superiore a 30, quindi obesità franca con questo valore. Ovviamente non, non ci limitiamo solo alla misurazione dell'indice di massa corporea, ma noi utilizziamo altri parametri che erano descritti sempre nella diapositiva, che sono quelli della, della valutazione della circonferenza della vita e dei fianchi. È importante sapere che eh, se un uomo ha una uh, circonferenza superiore a 102 e la donna superiore a 88, parliamo già di obesità addominale. E quindi da lì poi tutti i rischi che vedremo sono legati a questo fattore. E insomma, abbiamo quindi avuto una prima panoramica su questa problematica che naturalmente, come lei, dottoressa sottolinea sicuramente tra breve porta anche a delle patologie, quindi a delle complicazioni di carattere eh, medico, ma occupiamoci anche di un altro aspetto che poi è insito probabilmente nel sovrappeso e nell'obesità, è la cellulite che tanto spaventa le donne che insomma inorridiscono al solo pensiero di poterne avere. Che cos'è la cellulite, dottor Di Maio? Quali sono le cause che la determinano? Beh, intanto ci riallacciamo a quanto ha, detto, ha appena detto la dottoressa De Vincentis, cioè proprio in virtù della disposizione, della distribuzione dell'adipe nella donna, c'è cioè questo accumulo in alcune zone preferenziali, che sono i fianchi, l'esterno delle cosce, con delle differenziazioni poi di tipo razziale anche, per esempio la razza nera accumula. A livello dei glutei prevalentemente mentre la razza orientale accumula a livello della schiena delle braccia. Eh, la donna mediterranea accumula invece a livello del, eh, dei fianchi, a livello del trocantere, cioè dell'esterno della coscia, e quindi si formano quei cosiddetti cuscinetti eh, o culotte de Cheval nei casi più, più importanti, che eh, hanno una valenza soprattutto antiestetica. Eh, il termine cellulite però mi permetto di sottolineare che è un termine un pochino così eh, impreciso perché la cellulite in effetti in medicina sta a contrassegnare una malattia importante che è l'infiammazione del tessuto cellulare. Questa, questo termine fu coniato eh, nel, negli anni 20 eh, a, per, per descrivere proprio questo accumulo il cui nome vero è panniculopatia Edematofibrosclerotica. Eh, non c'è un'infiammazione nella cellulite perché tutte le parole che in medicina finiscono per ite stanno a significare un'infiammazione, un'infezione. Un nella cellulite c'è un deposito, nella cosiddetta cellulite c'è un deposito di grassi. In alcuni distretti, che poi vengono, eh, subiscono un cambiamento dovuto ad alterazioni del circolo, sia linfatico che sanguigno, fino ai gradi estremi in cui c'è una sclerosi, con formazione appunto di nodosità che eh, possono essere anche dolenti, sia spontaneamente che alla digitopressione. Bene. Eh, fatto sta che la cellulite spaventa, insomma, dottoressa De Vincentis. Sì. E naturalmente tutte le donne vorrebbero assolutamente non averne. Perché poi, insomma, penso che ecco, la cellulite a volte riguardi anche donne che in fondo non sono in sovrappeso. È così? È vero. È vero perché queste adiposità localizzate eh, hanno un metabolismo che non, eh, non rispecchia il normale metabolismo del grasso, che ha un, un suo ricambio eh, regolare, per cui anche in persone molto magre o che fanno attività, noi eh, vediamo che ci sono questi accumuli che sfuggendo al metabolismo non, eh, non vengono rimosse con l'attività fisica oppure con la dieta. Benissimo, e poi vedremo se e come potremo in qualche modo togliere queste adibosi, adiposità. Dottoressa De Vincenzi, sì, insomma, abbiamo dato uno sguardo a quello che è il problema dell'obesità e ai parametri che de determinano appunto la presenza. Insomma, quello dell'obesità e del sovrappeso è un problema che riguarda in particolar modo le società industrializzate. Sì. Eh, infatti eh, se mettiamo la di diapositiva possiamo renderci conto di quanto grande sia questo problema a livello mondiale. Si parla di un miliardo di obesi nel mondo. In Italia eh, parliamo eh, in termini di percentuali e sono veramente eh, preoccupanti il eh, 36% dei ragazzi italiani tra i 7 e gli 11 anni sono in sovrappeso, addirittura sono già obesi. E gli adulti sono 4 milioni e 700 mila, questi sono dati veramente recenti. Fra l'altro noi eh, come regione siamo particolarmente colpiti da questa patologia, soprattutto dell'età infantile, obesità infantile e purtroppo le regioni del sud pare che siano quelle in vetta alla classifica. Quindi abbiamo mh, per prima la Campania, poi viene il Molise e poi segue l'Abruzzo con una buona percentuale di bambini grassi. Quindi purtroppo abbiamo questo record che eh, veramente dovremmo cercare di considerare attentamente e quindi di, di far prevenzione immediatamente nelle scuole, nelle famiglie, istruire meglio, eh, dare educazione alimentare a tutto spessore sempre. E certo, anche perché Appenuco. poi i bambini obesi di oggi saranno anche al 90% credo dei casi certo, anche obesi. gli adulti obesi mm -hmm. del domani. Allora, cominciamo con un primo servizio in cui facciamo un po' il punto della situazione. Cerchiamo di capire meglio, riassumendolo in questo servizio, cos'è l'obesità. Cosa vuol dire essere obesi? L'accumulo del grasso corporeo in eccesso può portare ad un effetto negativo sulla salute con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita e un aumento di alcune patologie. L'obesità, patologia tipica delle società dette del benessere, è quasi sempre correlata ad altre malattie, tra queste le disfunzioni cardiocircolatorie, il diabete mellito di tipo 2, patologia a carico del sistema osteoarticolare, Ixus, sindrome da apnea notturna e neoplasie. È più comunemente causata da una combinazione di eccessivo apporto calorico, mancanza di attività fisica e predisposizione genetica, anche se talvolta le cause sono principalmente genetiche e endocrine, da assunzione di farmaci o derivanti da malattie psichiatriche e disturbi psicologici causati dal tipo di ambiente familiare o sociale in cui l'individuo vive. Infatti, l'approccio psicologico al trattamento della malattia risulta oggi riconosciuto come fondamentale per la piena guarigione del paziente obeso. L'obesità oggi è comunque stata riconosciuta come una patologia multifattoriale. Prove a sostegno della tesi che alcune persone, nonostante mangino poco, risultino obese a causa di un metabolismo lento, sono limitate. Le persone obese hanno in genere una spesa energetica maggiore rispetto ai magri, a causa dell'energia necessaria per mantenere una massa maggiore del corpo. Dieta, esercizio fisico e approccio psicologico sono le basi per la terapia preventiva e curativa contro l'obesità. Inoltre è importante una corretta alimentazione riducendo gli alimenti ricchi di calorie come quelli ad alto contenuto di grassi e zucchero, aumentando l'apporto di fibre alimentari. L'obesità è la principale causa di morte prevenibile in tutto il mondo, con l'aumento della prevalenza in adulti e bambini e le autorità la considerano uno dei più gravi problemi di salute pubblica del XXI secolo. Abbiamo seguito insieme questo servizio, abbiamo ancora di più approfondito il tema dell'obesità, ma mi chiedo, dottora Di Maio, quali sono sostanzialmente i motivi dell'obesità infantile e quanto incide in Italia, per esempio, perché a volte credo possa esserci una correlazione, la depressione può essere in qualche modo correlata anche all'obesità? Ma intanto diciamo che eh, l'obesità infantile è sicuramente il frutto di eh, stili di vita e di abitudini che, eh, familiari che poi si riflettono sui bambini. Intanto questo, questo, questo concetto di, magari di eh, nutrire in eccesso i bambini anche quando eh, non, non ce n'è bisogno, quindi eh, fornire un, un, un fabbisogno calorico superiore a quello che è necessario. Poi c'è un fatto secondo me importante, non so se la dottoressa è d'accordo, ma oggi i bambini eh, non fanno più giochi di movimento. Eh, cioè, I bambini fanno prevalentemente giochi davanti alla console con, con, con i giochini eh, in televisione sì. e quant'altro e, e mh, le sane partite a pallone, le corse, eccetera, eccetera non si fanno più. Quindi eh, questo. Eh, favorisce la sedentarietà e quindi anche è, uno, è uno dei fattori che si aggiunge a questa dieta ipercalorica che spesso viene somministrata eh, e determina l'obesità. Per quanto riguarda la depressione, la depressione è sicuramente correlata all'obesità, perché eh, un obeso, anche se apparentemente eh, rimuove il problema e obeso è bello, eccetera, io ritengo che la maggior parte degli obesi non si accetti. Per tutta una serie di problematiche anche perché oggi l'aspetto la, fisico è importante nella, la, nella la società, società è così certo. il, il fatto anche di avere difficoltà nel vestirsi nel muoversi spessissimo nei grandi, grandi obesi ci sono problematiche anche nel sì. oltre che nel muoversi anche per, per, per per l'igiene personale. Quindi, eh, e poi non dimentichiamo che un obeso è una persona che ha dei problemi anche a livello articolare, a livello respiratorio, poi parleremo penso anche di quelle che sono tutte le implicazioni e, e ciò che determina eh, l'obesità, perché l'obesità è, è, è un po' la punta dell'iceberg di tutta una serie di malattie importanti. Eh certo, naturalmente. E a tal Infatti. proposito… E però vorrei aggiungere una cosa sì. per chiudere il concetto sì, della depressione, sì, sì, è che è vero sì, che eh, sicuramente una gran parte de degli obesi eh, soffre o ha sofferto o soffrirà di depressione, ma è anche vero che un depresso è più facilmente, diventa più facilmente obeso, quindi è un qualcosa che si… si esatto. Sì. Bene, non sono certamente notizie confortanti. Dottoressa De Vincentis, <ride> patologie, possiamo associare poi l'obesità? L'obesità purtroppo ci porta a quello a cui faceva riferimento il collega. Prima o poi ehm, si va incontro a patologie che riguardano l'apparato cardiovascolare, patologie che riguardano eh, la, mh, il metabolismo, quindi il diabete, un'intolleranza... Agli zuccheri, eh, c'è un'alterazione della secrezione dell'insulina, che è l'ormone, tra virgolette, che fa ingrassare peraltro. E a questo proposito, mh, è sbagliatissimo eh, pensare che eh, facendo lunghi digiuni eh, si dimagrisce. <ride> Faccio un esempio banale perché questo succede spesso. Eh, invece, digiunando noi scateniamo proprio una secrezione maggiore di insulina. L'insulina è l'ormone che fa ingrassare, di conseguenza c'è eh, in azione il meccanismo che eh, aumenta anche il consumo degli zuccheri. E insomma si va incontro alla cosiddetta sindrome metabolica che porta a un aumento della pressione, a un'intolleranza agli zuccheri e a eh, una dislipidemia, eh, dislipidemia in termini di ipercolesterolemia, di ipertrigliceridemia, cioè tutti i grassi alla fine vengono ad accumularsi a livello dei vasi sanguigni e nel tempo eh, possono portare a un'occlusione dei vasi stessi e da qui eh, ictus, perché l'ictus cerebrale non è altro che un accumulo. Di un trombo che va a chiudere il vaso e di conseguenza non c'è il passaggio del sangue oppure di infarto del miocardio, quindi mm. sono patologie piuttosto importanti. L'ipertensione arteriosa eh, e, e, e il diabete: il diabete è un'altra malattia purtroppo multifattoriale che, che porta poi a eh, veramente un una schiavitù che porta il paziente o all'utilizzo delle compresse a vita o l'utilizzo dell'insulina un po' di meno, perché stiamo parlando di obesità, quindi è più visto in quest'ottica. Insomma, sono veramente patologie, sì, patologie molto gravi, ecco, serie, bisognerebbe sì. cercare di dimagrire, di <coughs> non essere obesi, non <coughs> tanto e non solo per una questione estetica, io certo. credo, quanto per una Uh, questione di salute sì. proprio della persona. Vi ecco. aggiungerei anche una cosa ecco. che se non sbaglio negli obesi c'è um, un aumento in percentuale anche di alcuni tipi di neoplasie, di tumori. Certo, c'è certo. una assolutamente sì, Quindi, si Tumori del colon, che aumenta tumori del rischio... seno, certo. tumori colecisti e questo insomma ecco, sì. deve far riflettere. Naturalmente. E sì. nell'ambito di una... Mh di un percorso senologico che noi facciamo, adesso un po' in tutta Italia, eh, si è inserito il progetto Diana nelle donne che hanno subito un, purtroppo un intervento sul seno, eh, si va eh, veramente a fare educazione alimentare, questo è stato eh, codificato a livello nazionale, per istruire la donna a mangiare meglio, anche questo poi sarà prevenzione, certo, come si diceva prima. Ecco, e a e proposito fine. di eh, appunto diete, no? eh, a volte ci si affida alle diete lette su un giornale, un giornalino magari, quindi non eh, dettate da uno specialista, oppure si segue eh, la dieta dettata da un'amica. Lei che ne pensa al riguardo, dottor, dottor Di Maio? Ma io penso che tutto ciò che riguarda la nostra salute debba essere in qualche modo seguito da uno specialista, perché tutte queste cose fai da te che poi non, non vengono attuate solamente nel campo delle diete, perché io eh, vivendo a Roma, eh, ora non so qui la realtà, però a Roma eh, spesso c'è quella che fa la dieta perché gliela ha detta la figlia della portiera o quella del piano di sopra perché è dimagrita 7 kg in 7 giorni. Il, eh, il problema è questo, è come diceva la collega, la eh, dieta, eh, la nutrizione è un qualcosa di importante. Eh, fare eh, queste diete così drastiche mh, fa, eh, fa male perché poi eh, il fatto di non mangiare determina quello che è il cosiddetto, se non sbaglio, effetto yo-yo cioè eh, il, ci si affama a parte il fatto poi tutte le problematiche si può andare in acidosi metabolica <ride> e via dicendo che non è una cosa, una, una cosa positiva insomma. però ehm, l'organismo che ha dei suoi meccanismi di compenso poi eh, appena ha a disposizione del cibo si rifà con gli interessi quindi chi perde peso eh, rapidamente lo riacquista altrettanto rapidamente però i tessuti eh, subiscono un, un, un insulto, subiscono un danno da questo, ma fondamentalmente anche il metabolismo impigrisce facendo queste, eh, questi continui dimagrimenti e, e al contrario riprendendo peso, per cui poi eh, è sempre più difficile dimagrire, cosa che è già difficile se non sbaglio dopo i 30 anni, certo. perché il metabolismo cambia. Certo, è decisamente eh. rallentato eh sì. il metabolismo. Benissimo, dunque andiamo allora a seguire un secondo servizio, in questo servizio ci occupiamo proprio delle diete fai da te. Troppo spesso la voglia di dimagrire spinge a voler perdere peso senza però andare dal dietologo o da un nutrizionista specializzato in questo tipo di problema. Se è necessario perdere tanti chili, allora il consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista del settore che studierà il caso e valuterà una dieta dimagrante specializzata per il singolo caso. Purtroppo, troppo spesso ci si ferma in diete fai da te che risultano essere assolutamente dannose per la salute e per di più non danno alcun risultato. Alcuni dati. Rilevano che molte giovanissime cercano di dimagrire seguendo un regime dietetico di loro iniziativa, ignorando le regole basi per dimagrire in salute. Quando si decide di dimagrire, non si devono semplicemente eliminare alcuni cibi, come pasta e pane. Molti, infatti, ritengono che la pasta e il pane facciano ingrassare, una nozione sbagliata. I carboidrati vanno assunti con moderazione e riducendo le quantità, ma mai eliminati del tutto. Ogni singolo alimento ha una sua importanza all'interno del nostro organismo. I carboidrati sono fonte di zucchero ed energia per il nostro fisico e possono essere assunti anche tre volte la settimana se si vogliono mangiarli tutti i giorni. Bisogna nutrire l'organismo con tanta frutta e verdura e bere, soprattutto tanta acqua. Inoltre, una cosa importante è quella di dedicarsi ad un'attività fisica. Spesso si desidera dimagrire, ma non si fa nulla per ottenere la forma desiderata. Insomma, per evitare che il sogno di dimagrire in fretta si trasformi in un incubo, non bisogna dimenticare che una corretta alimentazione è sinonimo di una vita sana. Ed è compito del medico indicare la dieta corretta. Dieta sì, allora, ma solo quella dell'esperto. Da una recente indagine risulta che 7 italiani su 10 si lanciano in diete dell'ultimo minuto, diete consigliate da riviste alla moda o consigliate dagli amici. Se a prescrivere la dieta non è il medico di fiducia, il rischio è che, anziché perdere peso, si mette in rischio la propria salute. Gli esperti consigliano una dieta varia e bilanciata, le diete fai da te, al contrario, privilegiano pochi o anche un solo alimento. Dunque, dottor Di Maio, dopo aver visto questo servizio, cosa ci deve obbligare a rivolgerci ad uno specialista quando decidiamo di voler dimagrire? Ma intanto perché eh, fare, fare una dieta significa controllare determinati parametri, perché se chi è in sovrappeso, in o, o, è in sovrappeso o è obeso, eh, ha eh, delle problematiche che possono essere ipertensive, che possono essere di tipo cardiovascolare, eh, può avere anche delle problematiche di tipo endocrino, eh, perché può avere un'ipofunzione della tiroide o altre problematiche endocrine, eh, è chiaro che tutto va inquadrato da un medico, va inquadrato facendo delle, delle analisi. Eh, è importante anche poi la valutazione del, del, dell'indice di massa corporea, quindi con metodi, eh, oggi c'è l'impedenziometria che ci permette di valutare eh, la massa magra rispetto a quella grassa, anche perché questo è fondamentale, perché come diceva la collega, ehm, l'indice di massa corporea eh, stabilisce se una persona è in sovrappeso o, e, o è obesa. Perché questo? Perché noi possiamo avere anche una persona alta, 1,90 m che fa palestra tutti i giorni, ha una massa muscolare eh, molto sviluppata, quindi pesa più di, ciò che di, di quello che dovrebbe pesare. Ecco l'importanza del rapporto fra massa magra e massa grassa. Nel momento in cui noi facciamo una dieta, fai da te queste diete, così a volte sconsiderate, eh, anziché perdere massa grassa. Noi perdiamo massa magra, quindi perdiamo la, la, il tessuto muscolare. Questo non va bene, e non certo. va bene perché è dannoso per, per l'organismo. Bene, eh, bisogna stare davvero attenti. Cosa volevo dire? No, questo dottoressa. avviene soprattutto nelle ragazze. Eh? Sì, è Purtroppo vero. Ah. Una... All'età di 15-16 anni c'è il dimagrire. momento in cui gli estrogeni schizzano, quindi sì. c'è questa tendenza anche ad aumentare un po' di peso e le ragazze chiaramente... Alcune possono avere anche altre patologie concomitanti, tipo l'ovaio policistico. L'ovaio policistico è una patologia di quest'età, per cui la ragazza improvvisamente si accorge eh, di questo sovrappeso, si accorge di un po' di peluria, ma l'acne. Ma non si va a pensare che mh, lì c'è un problema di natura endocrina che porta il sovrappeso. Allora ci si mette a fare le diete più strane possibili, chiaramente comportando poi quello che diceva il collega, squilibri anche piuttosto pesanti. Bene, e a proposito di patologie endocrine, quali possono essere quelle corresponsabili della formazione della cellulite? Eh, dicevo gli estrogeni. Gli estrogeni che poi, paradossalmente, in età molto giovanile sono eh, al massimo e l'azione degli estrogeni e le implicazioni sono proprio sul microcircolo. Dicevo prima, proprio nell'età nell pubere, ma questo avviene anche sia in gravidanza sia purtroppo al periodo che precede la menopausa, per cui la donna che si avvicina alla menopausa comincia ad aver paura anche purtroppo di questa problematica che prima o poi potrebbe presentarsi. E la patologia tiroidea, in minor misura, l'ipotiroidismo può comportare mh, più che altro eh, un aumento mh, dei liquidi eh, che vengono trattenuti, più che il grasso sottocutaneo, insomma. E, mh, di conseguenza mh, eh, la, la tiroide è da tenere anche sotto controllo, quindi fa parte di quel corredo di esami che, mh, quando da noi specialisti, eh, chiaramente viene la paziente mh, o il paziente con uh, questa problematica, dobbiamo inserire tra la routine degli esami uh, importanti. Bene, dunque, eh, tra breve sarò curiosa di conoscere il punto di vista del dottor Di Maio riguardo alla, eh, al momento giusto in cui è forse utile ricorrere anche a, un, a una tecnica di tipo medico e chirurgico per rimuovere magari questi cuscinetti adiposi tanto odiati dalle donne, ma lo facciamo subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Dottor Di Maio, quindi quando una donna può decidere, quando è arrivato il momento giusto di decidere di poter intervenire chirurgicamente su questi odiosi cuscinetti? Beh, intanto, nel momento, come tutti, come, come tutti gli interventi estetici. Eh, deciderà di farlo quando il problema eh, determinerà uno squilibrio nella sua, nel, 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 a livello psi, psicologico. Eh, una cosa importante, una cosa che voglio sottolineare è, è mh, spiegare qual è la genesi delle irregolarità che si vedono sulla pelle eh, quando c'è la cosiddetta cellulite. Eh, noi avevamo visto prima un'immagine un che è questa, di questi la famosa buchini, buccia esatto, La buccia d'arancio. Mm. Questi avvallamenti, questi, questi accumuli che sono accompagnati da queste irregolarità della superficie cutanea. Questo nella immagine successiva possiamo vedere il perché di questo. Perché la cute femminile, come vedete, è fatta, allora lo strato più superficiale è l'epidermide, poi c'è il derma, poi il sottocute con il grasso che sono quelle, quelle cellule gialle, eh, nella donna ci sono questi tracci fibrosi che eh, si attaccano alla faccia eh, in te, eh, più, mh, più interna del derma e vanno fino alla fascia muscolare. Queste cellette queste sono come delle corde che eh, attraggono il, eh, la cute nel momento in cui aumenta la quota di grasso. Quindi aumenta la funziona un pochino come il cuscino del divano, no? la deformità del sofà, cioè il bottone che trattiene in basso l'imbottitura. E quindi c'è questa eh, deformazione che, che, che si determina. Questo è un pochino così, in termini molto, molto, penso, chiari, la genesi di queste deformità. Poi chiaramente con tutte le evoluzioni che subisce il tessuto adiposo fino alla sclerosi si formano dei noduli che si possono apprezzare o addirittura vedere in alcuni casi sulla, eh, nella zona. Ah, ecco, è un esempio ecco, la... proprio il botto molto, 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 molto chiaro il, il concetto, <ride> eh, perché? Perché poi questo eh, quest eccesso di grasso associato al eh, discorso ormonale determina anche un'alterazione nel microcircolo. Nel momento in cui c'è un'alterazione nel microcircolo, questo grasso viene nutrito in maniera non idonea e quindi questo favorisce questi processi di sclerosi eh, e di questi noduli che eh, sono a volte dolenti come ho detto prima spontaneamente o alla pressione perché eh, sono attraversati da fibre nervose sensitive che vengono intrappolate e stirate e determinano dolore in queste donne. Bene, e allora entriamo nel vivo dell'argomento, seguiamo insieme un servizio in cui vediamo due metodiche utilizzate nel trattamento medico-chirurgico della cellulite e poi naturalmente rientrando in studio approfondiremo l'argomento col dottor Di Maio. La cavitazione è la metodica che permette, attraverso l'utilizzo di ultrasuoni, di sciogliere il grasso per mezzo della distruzione delle cellule adipose. È indicata per le piccole adiposità localizzate, si segue il regime ambulatoriale in anestesia locale. Il tempo di recupero è veloce, solitamente si ritorna alle normali attività lavorative in 12-24 ore, ma occorre comprimere la zona trattata con delle fasce elastiche per 4 settimane. La procedura è indolore ed è indicata per piccole zone di adiposità localizzata o quando la liposuzione classica non può essere applicata per controindicazioni assolute o relative alla non accettazione del paziente. La liposuzione è una procedura di chirurgia estetica preceduta da una preparazione farmacologica del pannicolo adiposo, in modo da rendere più efficace e meno traumatico l'intervento. I risultati ottenuti sono caratterizzati da un modellamento più preciso con la contemporanea possibilità di rimuovere importanti volumi di adiposi. È consigliabile su paziente sano con buona tonicità cutanea. Il soggetto deve essere consapevole delle caratteristiche della procedura e dei rischi collegati. Deve avere aspettative realistiche sul risultato ottenibile. Non è indicata la liposuzione sui pazienti non sani, con scarsa elasticità cutanea, con aspettative irrealistiche e senza un'adeguata maturità psicologica. L'assunzione di alcuni farmaci, il fumo, il sovrappeso sono fattori che possono costituire controindicazioni. Torniamo insieme dopo aver seguito questo servizio ed entriamo nel vivo dell'argomento per cercare di capire meglio. Intanto, dottor Di Maio, la cavitazione che si fa nei centri estetici è uguale a quella medica? Allora, intanto definiamo cos'è la cavitazione, perché adesso è una tecnica che viene utilizzata e pubblicizzata molto. La cavitazione eh, presuppone l'utilizzo di eh, ultrasuoni per eh, la rimozione, per la distruzione, per la rottura delle cellule adipose che vengono poi eliminate attraverso il circolo linfatico. Allora, io distinguerei una cavitazione estetica da una cavitazione medica. La gravitazione estetica viene eh, fatta solamente applicando degli ultrasuoni dall'esterno, attraverso la cute, eh, per appunto frantumare queste cellule adipose. Nella gravitazione medica, invece, eh, l'utilizzo degli ultrasuoni viene preceduto da una. Infiltrazione del tessuto grasso. Praticamente viene effettuata una tumescenza, una eh, infiltrazione di una soluzione contenente sia eh, anestetici che eh, sostanze attive sul grasso e poi viene applicata, eh, vengono applicati gli ultrasuoni. Questo determina una rottura più, più evidente, maggiore de, degli adipociti. E, e, e quindi poi l'eliminazione la, la del grasso attraverso il, eh, il circolo linfatico, c'è tutto un protocollo che abbiamo utilizzato. Ci sono dei protocolli che presuppongono prima di tutto delle analisi da farsi prima di effettuare la cavitazione, perché, per esempio, una persona con insufficienza. Epatica non dovrebbe sottoporsi alla cavitazione. Ecco appunto questo mi domandavo chi può sottoporsi alla cavitazione eh, medica. E qua... Come tutte Solo... le pratiche medico o chirurgiche, medico -chirurgiche sì, io ribadisco il concetto: eh, il paziente va inquadrato, va inquadrato e quindi deve sottoporsi a degli esami eh, di tipo strumentale, a degli esami diagnostici di laboratorio. Per controllare il suo stato di salute, quindi l'apparato cardiovascolare, la coagulazione del sangue, la, 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 la funzione epatica in questo caso. Ecco, ma quali risultati si ottengono? Perché poi insomma siamo tutti curiosi di capire dopo questa ah. uh, cavitazione cosa succede al nostro corpo. Allora, sono già stati pubblicati dei risultati su riviste scientifiche, in eh, diciamo. Eh, Sono son state eh, prese in considerazione un certo numero di, eh, di eh, cavitazioni effettuate seguendo un determinato protocollo con la misurazione del pannicolo adiposo prima e dopo eh, la, la metodica eh, mediante ecografia. E I risultati sono, sono chiaramente non uniformi per quanto riguarda tutti i soggetti, perché essendo eh, fra l'altro diverso lo stadio della eh, cellulite, eh, è chiaro che anche i risultati saranno differenti. Però i risultati sono incoraggianti perché c'è una diminuzione in centimetri, e questo ci tengo a sottolinearlo, cioè, eh, chi si sottopone a un trattamento o la cavitazione, oppure la liposuzione, non è che dimagrisca in chilogrammi, certo. si dimagrisce in centimetri, cioè una diminuzione in taglie. E fra l'altro vorrei un attimino anche sottolineare che queste metodiche devono essere utilizzate dopo aver messo a punto un programma per arrivare ad un peso certo. il più possibile ideale. vicino a quello ideale. Sicuramente. Sei d'accordo? Sicuramente. Ecco, non si può pensare per esempio ad una persona obesa che fa questo trattamento. Insomma, no. probabilmente i risultati sarebbero anche poco evidenti. La, 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 diciamo che la risoluzione, l'approccio deve essere un approccio multimodale che implica un inquadramento ormonale, un inquadramento medico generale, ormonale in particolare, implica un'educazione eh, al, al mangiare. Mm -hmm. Quindi una, uno stile. Il paziente deve cambiare stile di vita, eh. sicuramente. E poi tutto ciò che rimane, tutto ciò che rimane allora, può essere trattato dal, eh, dalla chirurgia o da altre tecniche. Ecco. Cioè, questo è importante. E qui parliamo del prima, ma mi domando dopo, dottoressa De Vincenti, se una volta che il paziente si è sottoposto ad un trattamento di tipo chirurgico come la liposuzione o la cavitazione, deve continuare a seguire immagino un regime dietetico apposito. Sicuramente, ma non solo il regime dietetico, il regime dietetico accompagnato da una buona attività fisica. Io parlerei semplicemente per chi non può o non ha tempo di recarsi in una palestra anche una buona camminata. E ormai questo viene suggerito sempre da noi proprio perché cerchiamo di fare anche in questo educazione. E la dieta deve essere sicuramente proseguita in termini di ehm, eh, comprensione di quelle che sono le sostanze da evitare. Per esempio, banalmente sappiamo che i grassi dobbiamo evitarli, allora non li mangiamo li evitiamo, oppure associamo una buona una idratazione giusta con magari l'uso di acque minerali che abbiano oligo minerali a basso residuo, dove c'è meno sodio e quindi sappiamo che il sodio trattiene i liquidi, cerchiamo di usare queste, questi piccoli stratagemmi per far sì che il percorso diventi più facile. Chiaramente frutta e verdura, quelle saranno sempre inserite, ormai eh, diciamo nel, nei pasti quotidiani cerchiamo di inserirli sempre, frutta drenante tipo l'ananas, insomma questi piccoli accorgimenti che poi dovranno. Speriamo per chi <ride> lo fa eh, portare a una buona, un buon percorso. Ecco, approfittiamo eh, del suo riferimento all'ananas anche per sfatare un falso mito, ovvero che l'ananas faccia dimagrire. No, assolutamente <ride> no. Drei, può drenare un po' di eh. più, ma certamente dovremmo mangiare quantità industriali di questa <ride> sostanza contenuta dall'ananas per poter avere questo, questo riscontro. Dottor Di Maio. Per quanto riguarda la liposuzione, ci sono state delle tecniche migliorative negli ultimi anni. Allora, la liposuzione nasce, mi sembra se non sbaglio, storicamente, facendo dei cenni storici intorno agli anni 70, è stata inventata da, dal professor Fischer, Fischer padre e, mh, nel corso degli anni la, la sua evoluzione è stata notevole soprattutto per quanto riguarda la strumentazione, perché io ricordo le fotografie che ci sono sui testi di chirurgia plastica, eh, il, la cannula che veniva utilizzata eh, all'inizio era una cannula di dimensioni veramente abnormi, Terribile. però era pioneristica la cosa, poi è stata sviluppata, oggi certamente c'è stata un'evoluzione notevole soprattutto. Nella, nella strumentazione, ma ehm, diciamo che la, la liposuzione ha subito delle mh, modificazioni anche per quanto riguarda l'approccio: cioè, eh, prima veniva fatta in eh, anestesia generale, prevalentemente eh, utilizzando la cosiddetta tecnica secca asciutta, cioè, veniva aspirato questo grasso infiltrando molto poco il grasso stesso. Oggi ci sono delle tecniche eh, cosiddette tumescenti che eh, presuppongono anche eh, l'effettuazione di una lipoaspirazione eh, in regime ambulatoriale. Quindi con un'infiltrazione di 2 litri, 2 litri e mezzo di soluzione particolare nelle zone eh, è possibile anche utilizzare le tecniche miste che presuppongono l'applicazione di ultrasuoni. Eh, sulla, sulla zona infiltrata, quindi abbiamo una, eh, diciamo, un effetto cavitazione sul, sugli adipociti. E eh, c'è quindi la possibilità di aspirare questo grasso con delle cannule sottilissime di 1-2 mm, eh, che danno un risultato molto buono da un punto di vista della levigatezza della zona. Bene. Beh, insomma, chiaramente le tecniche si sono evolute, sicuramente ecco. Uh, anche come diceva lei, non c'è più una um, uh, sorta di uh, chiusura completa della donna in quel momento che partecipa anche, se vogliamo, al lavoro del dottore. Insomma. Uh, Beh, certo, per famiglia si rende sì, conto sì. di tutto uh, ed è più tranquilla ovviamente. È tranquilla perché molto spesso quello che fa paura per questi interventi è l'anestesia. Eh, fare un'anestesia locale riduce un pochino l'ansia del paziente ma poi c'è una collaborazione anche per quanto riguarda la simmetrizzazione delle, delle parti no? se dobbiamo eseguire la lipoaspirazione eh, per esempio sul trocantere mh, noi sappiamo che non sempre le deformità sono uguali da una parte dall'altra quindi se io aspiro non so, un certo quantitativo di grasso da, da una zona non è che dalla parte opposta io aspirando la, la, la stessa quantità ottengo una simmetria, perché noi siamo fatti di due metà diverse esatto. e unite fra loro. Anche la disposizione del grasso non è che sia uguale sulla parte destra e la parte sinistra. Perciò il fatto della collaborazione è, aiuta a, a, a fare un, un intervento il più possibile simmetrico. Eh, la paziente addirittura può eh, in alcune fasi, oltre che cambiare posizione, può sollevarsi e quindi si può vedere eh, di simmetrizzare con più accortezza eh, le, le due parti. Ecco, ecco, ma noi dobbiamo considerare questi trattamenti risolutivi oppure dopo, non so, un anno, due anni, tre anni sarà necessario intervenire nuovamente. Allora, come avevo accennato prima, queste tecniche fanno parte delle cosiddette profiloplastiche, cioè la libre non è altro che è una tecnica chirurgica che presuppone il ridare il giusto profilo a una parte del corpo che l'ha persa perché c'è stato un accumulo di grasso abnorme in quella zona. Eh, se la lipoaspirazione è ben fatta, eh, il, la, il paziente o la paziente, perché è una tecnica che viene utilizzata anche nell'uomo sempre sì, di più. soprattutto magari immagino eh, sui fianchi: sui le fam fianchi famose su... maniglie dell'amore, dell'amore eh, l'addome e, eh, e anche la parte diciamo pettorale nell'uomo. Eh, se la paziente o il paziente dopo la eh, lipoaspirazione aumenta di peso, aumenta di peso in maniera armonica, questo a patto che la ripaspirazione sia stata fatta seguendo delle giuste linee guida, certo. perché deve andare a rimuovere proprio solamente quel grasso che non sarebbe possibile eliminare o con l'attività fisica o con la dieta. Nel momento in cui quindi aumenta di peso il paziente, la la, la zona eh, aumenta in maniera armonica senza più il riformarsi di quelle adiposità, di quei bozzetti, di quegli accumuli. Benissimo, se non dovesse invece ingrassare diciamo che tutta la silhouette rimarrà certo. tal quale. Vorrei, vorrei sottolineare una cosa che, eh, tanto per rifarmi a quella foto che avevamo visto all'inizio del, uh, delle deformità, è chiaro che eh, in caso di deformità molto accentuate della cute dovuta appunto a queste fibrosità, eh, la lipospirazione può ah, aiutare a ridare una levigatezza, però molto spesso questo non è possibile. Perché? Perché chiaramente sono subentrati dei fatti sclerotici che eh, non è possibile risolvere completamente. Quindi la superficie, quando, quando ci sono questi avvallamenti, questi buchini molto, molto evidenti, la superficie può rimanere eh, alterata. Benissimo. Dunque, a questo punto è anche interessante capire eh, cosa bisogna fare subito dopo l'intervento, eh, da un punto di vista medico e anche obiettivamente capire chi si può permettere queste eh, tecniche probabilmente, ma lo facciamo dopo una breve pausa pubblicitaria. Eccoci qua nuovamente insieme e dunque a questo punto ci domandiamo come bisogna comportarsi da un punto di vista medico nel post-operatorio. Ossia, dopo questa operazione, dopo questa liposuzione, il paziente torna a casa senza minimamente doversi sottoporre a qualche cura particolare o ci sono delle cose che deve fare per poter chiaramente mantenere ciò che l'esperto, il, il professionista ha fatto? Allora, intanto, diciamo che per sottoporsi, al lipo, eh, ribadisco, per sottoporsi a, una, a un intervento di liposuzione, il paziente deve eseguire degli esami. L'intervento, anche se eh, viene eseguito ambulatoriamente, viene sempre assistito da un anestesista, cioè un anestesista che controlla i parametri vitali del paziente. È un intervento da farsi in un ambiente protetto, quindi o in una, una declinica autorizzata oppure in una clinica con sala operatoria attrezzata. E, ehm, nel postoperatorio il postoperatorio è molto diciamo molto semplice, però è importante che, che il paziente o la paziente seguano quelli che sono i dettami e sono le cose che il medico dice, perché molto spesso il paziente tende a essere molto così, in e superficiale. Quindi ehm, c'è da mantenere una compressione eh, non, non eccessiva se usiamo la tecnica lipomodel, una compressione eh, diciamo non, non particolarmente accentuata perché una compressione eccessiva ah, bloccherebbe il, la circolazione linfatica. invece... Eh, questo io ho visto nell'esperienza non solo io ma anche molti altri colleghi che con una compressione giusta eh, noi otteniamo un risultato addirittura migliore e più rapido nel, nel, nel riassorbimento dell'edema post-operatorio. Eh, I punti di accesso sono talmente piccoli utilizzando delle cannule sottili che non necessitano neanche dei punti di sutura, c'è cioè un cerottino e basta. La paziente quindi eh, o il paziente mette eh, una, un, una maglietta aderente, oppure eh, con comprimento, oppure delle calze a uh -huh. eh, una certa compressione e eh, mh, poi chiaramente deve aspettare che eh, si sgonfi la parte, che la parte si gonfierà perché <ride> certo. si, si, chiaramente la, la tecnica Sarà presuppone il, che, che la canula formi dei tunnel nella zona, nella zona che, viene, che viene trattata, questi tunnel si riempiono di sangue, deve essere riassorbito. C'è un, un tempo quindi di. Indicativamente quanto tempo? Ma dipende un pochino dalla situazione di partenza perché se la zona è molto evidente, cioè ci sono delle, eh, degli accumuli molto evidenti, il, il profilo cambia subito. Il profilo cambia subito. Eh, certamente per, avere un per vedere un risultato eh, in maniera più, più, più corretta devono passare almeno due o tre mesi per dar tempo alla cute di ritrarsi bene. E alla, a, alla zona di sgonfiarsi. In questa fase, nella fase diciamo dopo, dopo le prime tre settimane, è, è, può, essere, è, può, essere utilizzata, può essere utilizzato un linfodrenaggio oppure mh, anche eh, la piscina fa bene, il nuoto uh -huh. perché effettua un massaggio drenante, dei, dei massaggi molto, molto leggeri. Eh, questo io vorrei ecco, parlare anche di questo per quanto riguarda eh, l'approccio che molti hanno al problema cellulite con i massaggi molto, molto forti. Eh, sì, a volte si parla molto dell'importanza dei massaggi, adesso io non so ecco, il se effettivamente fanno bene. Il allora, abbiamo parlato del post-operatorio, deve okay. essere tutto fatto in maniera molto soft. Eh, nella, nella persona invece che ha cellulite e, e fa i massaggi, bisogna stare attenti perché i massaggi troppo forti, troppo, troppo cruenti, determinano addirittura per, per, per assurdo un peggioramento della situazione. Perché quando io determino un, eh, so, un um, versamento ematico, quindi dei piccoli okay. ematomi nel sottocutaneo, questi poi possono riflettersi con delle eh, ulteriori retrazioni. Quindi peggiorare addirittura. Ma bisogna quindi una... stare pure attenti quando si fa bisogna dei problemi. Bisogna sempre affidarsi anche in quel caso a persone competenti. qualificate. Competenti, sì, a volte invece, magari ci si affida a persone poco qualificate sì. e quindi ecco, i danni li creano. Invece di risolvere. No, poi li, Noi li, li vediamo chirurgicamente, certo. dai, nel senso che noi sentiamo proprio che il tessuto è stato trattato a volte con mesoterapie eh, un pochino troppo spinte che determinano sempre queste sclerosi, queste fibrosi, eh, oppure con massaggi troppo troppo cruenti, energici, Allora, sono anche curiosa di sapere se e quanto le creme che vengono pubblicizzate possono in qualche modo combattere la cellulite, ma prima vorrei chiedere alla dottoressa Vincenti se per evitare che insomma questa cellulite eh, si formi, dobbiamo anche evitare determinate cattive abitudini, certo. cioè possono influire, non so, fumo, alcol. Sicuramente, sicuramente. Abbiamo detto già all'inizio che lo stile di vita deve essere rigoroso a questo ma questo perché punto? il fumo, l'alcol aumentano eh, la, il formarsi della cellulite? È perché purtroppo vanno in circolo anche quelle sostanze ormonali che poi diventano nocive a livello periferico. L'alcol, per esempio, a livello epatico può creare dei problemi e eh, gli ormoni stessi eh, che dicevo tipo il cortisolo che è l'ormone dello stress eh, se siamo particolarmente stressati viene prodotto in, in grande quantità e da lì c'è oh, tutta una serie di eh, procedure di tipo ormonale che Quindi portano a trattenere che i liquidi anche lo avere, stress anche lo stress, anche può, lo causare stress può causare l'accumarsi della cellulite certo aumenta la prolattina che poi l'ormone eh, purtroppo che eh, Può portare anche a questo insieme eh. agli estrogeni e poi è un fattore lo stress. Che, che non co con l'obesità ci rientra a pieno come i disturbi del sonno, certo. il dormire poco è male, sì. favorisce l'insorgenza di questi quadri. Bene. Mm. Ma non solo quello, io direi anche attenzione alle nostre abitudini quotidiane, cioè quello dell'uso delle gambe accavallate come sto facendo io in questo momento e dei tacchi alti perché mm. mi risulta, e questo me lo puoi confermare, che anche questo camminare eh, in maniera poco stabile Beh, può creare dei piccoli traumatismi sul circolo. Esatto, no? sì. E Quindi... sul tacco alto posso essere d'accordo e capire, sì. ma le gambe accavallate perché no? <ride> mi procurano la cellulite tra le due cosce. Giusto? Beh, è sempre un'alterazione, l'abitudine una... altera, altera chiaramente la circolazione a livello locale, ma anche la sedentarietà, lo stare seduti. Sì. Associato a una, a una certa costituzione fisica, per certo. esempio i fianchi molto larghi, sono alla base di tutte queste alterazioni. Che insieme, perché noi dobbiamo vedere questa patologia, questo quadro, come qualcosa di multifattoriale: cioè non c'è una sola causa, ci sono varie cause che insieme determinano questo, questo problema. Anche stare davanti al computer più del normale può comportare la sedentarietà famosa, quindi l'accumulo del grasso a livello. Certo. Eh, dei fianchi e del. del <coughs> E tante novità abbiamo scoperto in questa trasmissione che sicuramente non conoscevamo grazie appunto alle vostre informazioni. Ma arriviamo forse ad una di quelle domande che tante donne si pongono. Queste creme che vengono eh, vendute, pubblicizzate, che dovrebbero combattere la cellulite. Sono utili? Servono a qualcosa? Cioè possono risolvere, ridurre almeno il problema della cellulite? Magari, dato che io faccio il chirurgo, io in genere il mio approccio è un approccio eh, di tipo chirurgico a, ai problemi. Eh, per quanto riguarda tutti i prodotti che vengono usati localmente, eh, secondo me eh, potrebbero avere una eh, indicazione nei primissimi stadi in cui prevale l'imbibizione del tessuto adiposo dove c'è un accumulo quindi, di liquidi, quindi nelle primissime fasi, nei primissimi stadi della cosiddetta cellulite, perché delle sostanze vasoattive, delle sostanze drenanti possono aiutare a, a liberare da questo eccesso di liquido. Eh, in genere queste mh, formulazioni contengono caffeina, teobromina, sostanze quindi che hanno questo effetto. Eh, però eh, se, se fosse così semplice risolvere il problema con le creme, allora non esisterebbe né la ripospirazione né la cavitazione, oppure avremmo risolto il problema. Oppure magari queste creme potrebbero essere utilizzate in maniera proficua, eh, soprattutto dalle ragazze eh, giovani piuttosto magre, che però presentano della cellulite, magari in non maniera evidente, cioè in questi casi forse queste creme Inizio. possono avere un effetto migliore? Ah, io ribadisco, io non ho una grossissima esperienza e, da un punto di vista cosmetologico, però ritengo che ci siano dei limiti sia nell'assorbimento di determinate sostanze, oppure io, adesso ecco, vorrei chiedere anche sì. alla collega endocrinologa, ci sono sì. anche delle sostanze che vengono assorbite che esatto. possono determinare dei quadri... degli squilibri ormonali, ad esempio una nota crema che contiene ormoni tiroidei. E, e che prima o poi vengono assorbiti. Per cui chi soffre di patologia tiroidea, magari non lo sa e utilizza quella crema, e in un'anamnesi approfondita, poi si va a scoprire che magari eh, c'è stata questa causa scatenante che è la banale eh, crema usata per un massaggio. Quelli potrebbero essere le conseguenze di una paziente eh, che. Un, un poi ipertiroidismo improvviso, chiaramente di grado lieve, però certo. eh, un movimento di questi ormoni tiroidei inspiegabile, eh, che poi. <ride> Beh, mi sembra di capire sì. comunque ecco che prima di fare qualunque cosa, insomma, prima di anche spalmare una crema sul nostro corpo è bene sempre rivolgersi in effetti ad uno specialista, anche per un semplice consiglio, perché qua ecco, a volte ci si affida alla pubblicità, all'amica, eh, così alle abitudini altrui e poi magari qualche problema eh, si, può, eh, si può avere. Dunque, a proposito di liposuzione, a proposito di cavitazione e così via, i costi. Possiamo dare un accenno a quelli che sono i costi perché magari anche chi ci ascolta da casa dice ok va bene facciamo eh, uso di queste tecniche per migliorare il nostro aspetto fisico in vista della prossima stagione ma in questi tempi di crisi soprattutto quanto mi potrebbe venire a costare e magari qualcuno potrebbe <coughs> scegliere questo come regalo di Natale dal proprio marito perché no sarebbe secondo me un ottimo regalo. Bene, allora eh, chiaramente il, il costo di queste metodiche è, è legato all'estensione del trattamento. Cioè è chiaro che una, cavitazio una cavitazione e una liposuzione fatte in, in un distretto limitato a un costo che è diverso da quella eh, effettuata su un distretto più, più ampio. Quindi diciamo che per la cavitazione io mh, ritengo che i costi eh, possano diciamo così, essere fra, a seconda delle zone fra i 200-250 euro e i 500 euro a seduta, mentre per quanto riguarda eh, la l'ipoaspirazione eh, o l'ipomodel è chiaro che ehm, Bisognerà caso per caso vedere l'estensione del, eh, del problema, perché una cosa sarà fare non so, una lipoaspirazione solamente alle ginocchia, eh, una cosa è farla all'addome, ai fianchi e certo. altro cantere. Consideriamo che nel costo della liposuzione c'è anche l'assistenza anestesiologica e il costo della sala operatoria, quindi approssimativamente fatta in regime ambulatoriale il costo può andare dai 1500-2000 euro fino ai 4000 euro, 3500-4000 euro a seconda della zona da trattare, dell'ampiezza della zona da trattare. Eh, va bene, però ecco dove c'è gusto non c'è perdenza, quindi se poi il risultato è quello di vedersi allo specchio e di piacersi, insomma, sono soldi ben spesi. Io penso, a mio parere, assolutamente personale, visto che eh, ecco, poi la soddisfazione di vedersi belli secondo me davvero non apprezzo. Però ognuno giustamente poi fa le sue valutazioni e le sue scelte. Allora io ringrazio eh, il dottor Luigi De Maio, ringrazio Grazie la dottoressa. Grazie. Narcisa De Vincentis, per tutte queste interessantissime informazioni che ci hanno dato in questa settima puntata di Benessere Magazine, grazie ancora. Ci ritroveremo eh, ovviamente con entrambi per eh, scoprire tante altre eh, piccole curiosità che riguardano il campo della salute e del benessere e dell'estetica. Perché no? Grazie anche a voi per averci seguito fino a questo momento. Vi auguro un buon proseguimento di serata.